Siamo qui riuniti per la conferenza stampa e per la presentazione del progetto Sport in Comune edizione 2019. Quest'anno abbiamo delle novità perché oltre a coinvolgere direttamente i comuni dal nome Sport in Comune, che possono portare i bambini del proprio territorio a giocare con noi in varie attività, coinvolgiamo anche il MIUR e quindi le scuole. Il progetto infatti quest'anno è dedicato ai bambini della quarta e quinta elementare che potranno insieme ai tutor sportivi e con le attività che già fanno di solito di sport di classe, effettuare delle fasi comunali, intercomunali e la festa provinciale e regionale con noi del CONI, in modo da trascorrere una giornata diversa all'insegna dello sport e dei sani valori che lo sport porta. Ringrazio l'assessore Angelo Caramanno che ci ospita qui nella sala giunta del Comune di Salerno. Abbiamo organizzato tre incontri in verità, uno sabato scorso a Vallo della Lucania per i comuni che si trovano nella fascia meridionale della nostra provincia e un altro lo faremo questa sera all'Aula Consiliare di Polla per i comuni che sono limitrofi alla zona di Polla. E qui aspettiamo i sindaci, gli assessori allo sport, i tutor sportivi, fiduciari locali del CONI, i dirigenti scolastici e tutti gli sportivi appassionati che ci daranno una mano in questa bellissima edizione. Allora, la festa provinciale si farà chiaramente nella provincia di Salerno, dipende dal comune che proporrà la sua candidatura. Noi abbiamo bisogno di spazi all'aperto e preferibilmente quindi un parco, uno stadio, con le attività che faremo che saranno molto semplici. Noi oggi illustreremo anche il programma dei giochi e saranno giochi legati agli schemi motori di base, quindi correre, saltare, lanciare, dei giochi a squadra, delle staffette, dei circuiti, dei percorsi, ma tutti molto semplici perché l'iniziativa tende non a specializzare secondo i vari sport, ma tende a far provare tutte le attività ludico-motorie ai nostri bambini. Sono Matteo Turi, vicepresidente vicario del CONI regionale. Ci troviamo qui al Comune di Salerno per l'apertura della manifestazione Sport in Comune. Sport in Comune che è la terza edizione, partita circa 2 o 3 anni fa, con il coinvolgimento di circa il 50% dei comuni della regione Campania. Ci aspettiamo la grande partecipazione anche quest'anno, la terza edizione. Devo dire che questo progetto è un progetto pilota e quindi la Regione Campania si è vista protagonista di questo progetto che poi si sta divulgando a macchia d'olio in tutte le regioni d'Italia. Come sempre la Campania nel mondo dello sport e quindi il CONI regionale si propone con grossi progetti, tra cui anche quello del Trofeo CONI che è nato qualche anno fa e che ha visto sempre la Campania la regione pilota di questa manifestazione. Sport in comune coinvolge soprattutto i bambini in una fascia di età che va fino ai 12 anni. Abbiamo avuto la fortuna di fare anche un protocollo d'intesa con la scuola, con la direzione regionale della pubblica istruzione, per cui questo progetto si presenta molto più ampio rispetto agli anni passati e quindi ci aspettiamo il coinvolgimento di oltre, più del 50% di quello che abbiamo avuto all'inizio di questa manifestazione. Che dire, è un progetto molto ambizioso che mette in condizione tanti ragazzini di fare non solo attività sportive, ma attività ludico-ricreative, un momento di socializzazione tra i ragazzi. Parte con una fase provinciale, poi così continuerà con una fase regionale che coinvolgerà quindi tutti i ragazzi e i comuni e le scuole che si sono messi in luce durante queste manifestazioni. È, come dire, è un progetto, come ho detto prima, ambizioso, che non è una gara, non è che i bambini devono fare le Olimpiadi, ma devono fare soprattutto un'attività ludica e sportiva. Oggi felicemente siamo qua al Comune di Salerno, grazie all'invito del CONI, della delegata provinciale Paolo Berardino, per parlare di un evento molto importante, Sport in Comune 2019. L'anno scorso abbiamo partecipato a Baronissi, è stata una bella manifestazione. Quest'anno viene un po' modificata la procedura, quindi oggi siamo qua proprio per capire un attimino il nuovo regolamento. Comunque San Severino parteciperà sempre con entusiasmo a questa nuova avventura del CONI, in quanto abbiamo stretti rapporti con il CONI, con Paolo Berardino, Nello Talento.
Quindi è importante che lo sport sia sempre preso in considerazione da tutti i comuni. E questo è un evento molto importante anche per un'integrazione e socializzazione tra i bambini, oltre è importante per lo sport. Grazie. Nello Talento, membro della giunta nazionale del CONI, ma sempre con un'attenzione particolare al territorio di Salerno, perché alla fine al cuore non si comanda. Molto importante, sempre questo connubio sport-scuola-educazione. Ma io appartengo prima di tutto a una specie di dirigenti che non dimenticano mai le proprie origini e quelli che sono stati anche i propri trampolini di lancio. Se io sto a Roma, lo devo anche alla mia comunità, alla mia realtà, alla mia città, alla quale sono sempre legato e resto legato. È un progetto che abbiamo cercato di creare una sinergia. Io penso che da soli non si vada da nessuna parte più ormai, i tempi sono cambiati, c'è un'evoluzione di sistema generalizzato, per cui abbiamo coinvolto diverse componenti che sono, diciamo, attive nei confronti dei giovani. La scuola elementare, perché sappiamo tutti che c'è un progetto sport di classe in cui i bambini fanno questa attività motoria. Il progetto l'abbiamo costruito sulla quarta e la quinta elementare, che sono le stesse fasce di classi che i ragazzi fanno lo sport di classe. Abbiamo il comune protagonista, perché il comune deve essere protagonista? Perché noi dobbiamo mai pensare ai primi livelli di quelle che sono le attività motorie generalizzate. Non si può nascere cardinale più ormai. Partire da un livello molto alto specialistico è una strada sbagliata. Noi abbiamo un grosso problema in Italia, che è quello del reclutamento. Le federazioni purtroppo molto spesso lavorano su materiale umano che non è quello top per fare quella disciplina sportiva. Le scelte vengono fatte sempre dai genitori, prevalgono sempre le discipline che hanno più visibilità. Vogliamo cercare di costruire un trend diverso e anche propositivo. Cioè i bambini devono scegliere loro che tipo di sport fare. E se non gli proponiamo qualche cosa, mi pare che diventa difficile. Sceglieranno sempre calcio perché lo vedono sempre per televisione e quindi avremo un paese di mancati calciofili, mancati calciatori e poi i risultati agonistici sono quelli che sono. È un progetto un po' audace, ci proviamo, ma penso che se tutti quanti, ognuno per il proprio ruolo, dal proprio contributo, vogliamo fare una cosa molto bella nella nostra regione. Angelo Caramano, assessore allo sport del Comune di Salerno, avete risposto subito a questa chiamata importante, ovviamente il connubio sport, giovani, mi sembra che sia da sostenere pienamente. Ma tutta la vita, non c'è proprio dubbio sotto questo punto di vista. E poi voglio dire, questa è una bella manifestazione proprio. L'anno scorso è stata estremamente partecipata e io penso che la strada giusta è questa qua. Noi dobbiamo mettere in campo il connubio tra gli impianti che lasciano ancora a desiderare, sui quali dobbiamo ancora lavorare, e la strada, gli spazi. Cioè, gli spazi vanno utilizzati, noi ce li dobbiamo mangiare metro su metro, gli spazi disponibili, dalle spiagge al lungomare, ai parchi, voglio dire, secondo me la ricetta è quella là, perché poi celarsi sempre dietro la cosa, l'impiantistica è fondamentale, non c'è dubbio, però anche lo spazio va utilizzato, noi abbiamo un sacco di spazio che non utilizziamo. Sport in comune, secondo me, è una buona vetrina, non soltanto per sollecitare le attenzioni dei ragazzi che hanno voglia di fare le cose, ma soprattutto per vivere gli spazi. Poi voglio dire, io sotto questo punto di vista sono doppiamente interessato perché essendo anche assessore all'ambiente, voglio dire, faccio la sintesi tra il parco e lo sport, voglio dire, ed è quello che più mi appassiona ed è quello su cui secondo me bisogna andare avanti a testa alta e soprattutto a testa dura, perché è la ricetta giusta.